E invece dice, no, quali sono il clarinettista di Meriggio. Meriggio, no? Sergio è sempre stato un ragazzo molto autonomo e ha abitato per un po' di tempo a Modena e ha scoperto un quaderno di un musicista che si chiamava Gigi Fantoni, era un clarinettista, che ha scritto, dei brani per le veglie. Andava nelle case sulla tavola, lo metteva sulla tavola a suonare. Splendida solista di un brano, si chiama Il Fauno del Prato Magno. Allora dai, fammi venire a farlo. Allora fallo, vieni. Io avevo chiamato solo il macinaio, poi invece lei, siccome gli si è rotta la macchina e l'ha portata in Mencarini, può suonare anche in Mencarini, la vedi? Thank you.